crea un soffione. Questo è qualcosa appunto che viene nel nostro sistema solare e potrebbe anche essere, visto che parliamo di acqua, questo è uno dei modi con cui l'acqua si viene trasferita nello spazio intergalattico, interstellare, e l'acqua viene trovata dappertutto nell'universo. Però dove viene formata, in che modo viene trasportata da un pianeta all'altro o da una stella all'altra, questo è un qualcosa che dobbiamo ancora capire. E quindi noi abbiamo, si è detto, la differenziazione, abbiamo la forza di gravità, abbiamo le forze delle vari elementi elettriche, elettromagnetiche, di Van der Waals, anche le forze nucleari in certi casi, che sono sostanzialmente la base di tutte le strutture nel nostro sistema solare, per esempio. Vediamo che per esempio la forza di gravità fa sì che tutti questi oggetti sono sferici. Altre forze determinano la superficie che noi possiamo vedere. E è abbastanza interessante però vedere come, cioè, l'universo sceglie dei prototipi. Ora noi conosciamo circa 3.000 pianeti molto simili alla Terra, alcuni molto simili a Giove, però è abbastanza ovvio vedere come qui abbiamo la natura, com'è che si è formata. Si è formata creando un certo numero di strutture molto standard e poi delle variazioni. Cioè abbastanza, sembra quasi un'intelligenza, no? Che abbia avuto, in modo tale qual è la situazione che viene fuori. Sembra che la formazione dei pianeti fosse in modo tale da massimizzare il numero di pianeti in cui l'acqua fosse allo stato liquido sulla superficie del pianeta. Questa è una delle spiegazioni che entra, no, nel discorso e che fa vedere appunto il problema appunto dell'esistenza dell'intelligenza extraterrestre in un particolare modo. Però è vero che l'acqua, no, è presente nella maggior parte, o probabilmente in una parte molto significativa, dei pianeti extrasolari che sono stati scoperti negli ultimi 10 anni. Allora, vediamo, qui abbiamo parlato di geometria, abbiamo parlato di struttura e di morte e vita. Questa è una stella, una stella gigante, molto maggiore del Sole, e negli ultimi momenti della sua vita espelle ciclicamente le sue zone esterne. Sono zone in cui hanno parecchi, cioè ci sono parecchi metalli, ci sono metalli ma anche tanti altri elementi, ognuno dei quali ha un colore differente. Quindi quello che noi vediamo qui è l'espulsione ritmica, perché a ognuno è differente, questa qui è più vicina a noi che quest'altra è ancora meno vicina a noi e l'ultima è ancora meno vicina a noi. Cioè sta parlando di espulsioni di materiale da una stella morente. Questo sono chiamate le nebulose planetarie e ne parlo perché è la sorgente della maggior parte dei metalli con cui noi siamo stati creati o dei metalli presenti sulla Terra. Quindi soltanto l'espulsione, cioè la morte di una stella, dà la possibilità, per esempio, non so, che questo microfono possa essere stato costruito qualche anno fa. Nel nostro corpo umano, a parte l'oro, che l'oro viene formato in tutta un'altra cosa, quando sono due stelle di neutroni che si scontrano fra di loro, creano l'oro, ma tutti gli altri metalli di cui noi siamo fatti sono fatti da esplosioni di supernove oppure espulsioni da stelle giganti. Questa è una bellissima supernova che è esplosa, non vediamo nulla al centro perché quando esplode la supernova la parte centrale diventa probabilmente o un buco nero o una stella di neutroni invisibile. E poi noi possiamo vedere questo sistema di farfalla. In realtà si tratta di una espulsione sferica di materiale vivo,
cioè in un certo senso questo materiale farà nuove stelle, e la possibilità di avere nuove stelle è chiaramente i nuovi pianeti, e nuovi pianeti sempre più, diciamo, del tipo della Terra, è dovuta alla morte di tante di queste stelle, perché la prima generazione delle stelle non aveva nessun metano, quasi. Quindi la prima generazione di stella non formava, non poteva formare pianeti, e se formava pianeti in realtà erano microstelle, e quindi soltanto l'evoluzione e la morte di tante di queste strutture ha creato, per esempio, sistemi come la Terra. E queste sono la zona di infanzia delle stelle nuove. Questa qui è una zona molto vicina alla nostra galassia, vicino a noi, dove i colori che voi vedete sono stelle in formazione. È chiaro che quando la polvere, che vuol dire tutto un insieme di metalli, rocce e così via, viene, è questo nero qui, vedete, talmente denso che noi non riusciamo a entrare dentro. Non riusciamo a entrare dentro, qui dentro si sono formati, si stanno formando nuove stelle e nuovi pianeti. Questa, per esempio, è una stella nella zona formata qualche milione di anni fa. Così è anche questa, e qui dentro tra un poco vedremo, tra un poco vuol dire probabilmente tra 100.000 anni, un milione di anni, vedremo, diciamo, fiorire o nascere nuove stelle, le quali saranno quelle che avranno più metalli mai avuto, perché più il tempo passa, più si formano metalli, e più le stelle che nascono sono diverse e hanno differenti caratteristiche, sono anche più utili e possibili per la vita. Quindi anche l'ecosistema morte e vita delle stelle sembra, no, che sia rivolto alla vita, e questo è qualcosa che magari in un primo momento gli scienziati non potevano, diciamo, ben accettare, però ora è un dato di fatto. Noi siamo in una galassia chiamata la Via Lattea, soprattutto se uno sta nel sud del nostro pianeta può vederla, e noi siamo all'interno della Via Lattea, quindi noi non riusciamo chiaramente a vederla bene, e noi possiamo vedere soltanto le stelle che ci sono vicine. Noi comunque noi stiamo in un disco, e questo disco è da una certa parte fatto in questo modo, e visto a questa latitudine qui, questa è una parte della galassia. Noi vediamo un disco che è 360 gradi, cioè stando all'interno noi vediamo una linea, una specie di linea che circonda tutto il cielo, e fino naturalmente al cielo sotto, diciamo, meridionale. Questa, allora, vedendola più da di fuori, questa chiaramente non è una foto, non è un'immagine, ma è una ricostruzione del computer. Questa è la nostra galassia vista da di fuori, e il Sole dovrebbe essere segnato, ora non è segnato, vabbè. Il Sole è in questa posizione, qui circa. Quello che ora vedete è abbastanza simile alla nostra galassia, ma in realtà qui noi stiamo guardando di nuovo un uragano. Un uragano solare, che, come vedete, no, la struttura è molto simile tra una galassia a spirale e un uragano, diciamo, del Pacifico, in questo caso, ci sono praticamente, sembra quasi che ci sono le stesse leggi di natura, cioè lo stesso tipo di, non voglio chiamare epigenetica, però sicuramente ci sono delle similianze, che, guardate bene, si sta parlando anche di situazioni molto diverse, perché queste sono stelle e questo qui invece è semplicemente delle nuvole o altro diciamo, sistema. Quindi la chimica è completamente differente, ma il sistema è lo stesso. Questa vista da lontano, vediamo subito una galassia, questa qui è Andromeda, quindi questa è una galassia reale, ecco che, e qui vediamo subito un altro concetto di
stabilità, equilibrio, hanno delle altre galassie piccole che li ruotano intorno. Cioè le galassie da Sole, no, sono strutture di primo grado, poi ci sono le strutture di secondo grado che sono chiamate gli ammassi di galassie. E oltre, interessantissimo, è anche all'interno di una galassia ci sono strutture e strutture dentro la struttura. Cioè questa è una struttura esterna, questa qui possiamo vedere che all'interno ha un altro disco e all'interno ha altre strutture spirali. Quindi ci sono strutture spirali esterne e strutture spirali in esterno. Le galassie anche si hanno una vita e una morte, perché spesso si scontrano fra di loro. Qui è lo scontro tra due galassie e questo è il risultato finale. E questa si è chiamata una specie di fenix, no? Sembra quasi un uccello, ma in realtà si sta parlando di due oggetti che si sono scontrati. Qui si sta parlando appunto della gravità, perché la gravità stessa, anche se è la forza più debole, è però la forza, diciamo, non dico più intelligente, ma quella più creativa, in cui è possibile ottenere praticamente tutto, quasi tutto, e su scale che possono essere naturalmente molto molto diverse, cioè dalla scala di un centimetro alla scala dell'universo. La gravità è una di quelle strutture, di quelle forze che sono a scala infinita, e quindi è praticamente una delle forze più diciamo difficili anche da prevedere. Però c'è un modo, ed è un modo appunto in cui magari volevo anche fare la domanda, non l'ho fatto prima. Esiste un altro modo quando dei sistemi complessi per analizzarli, no? Cioè il modo ed è quello all'incontrare facendo le simulazioni, cioè simulando, no? E allora in quel caso lì, per vedere che effettivamente nello stormo con queste tre regole si ha una V, bene, uno costruisce una simulazione al computer e può facilmente dimostrare che questa è la verità. Magari invece con altre regole, invece di V, starebbero tutti in un fila, diciamo, un diametro, per dire. Ecco, quindi esiste un modo per considerare, è un modo sempre più importante, e è chiaro che dal punto di vista di, per esempio, nella medicina e negli altri, è leggermente indietro, semplicemente perché dipende moltissimo dalle tecnologie e delle capacità tecnologiche dei computer stessi, che stanno aumentando di gran lunga, soprattutto per quanto riguarda le simulazioni, la capacità di mettere i risultati da qualche parte, cioè quello che ho chiamato lo storage dei dati. L'aumento, diciamo, è così tanto che ora è possibile simulare quasi tutto. Tant'è vero che mio figlio è a Cinecittà, mi dice che molte delle, sostanzialmente nei film, molte di quelle cose che appaiono come in realtà azioni, in realtà sono simulazioni, anche vere, cioè proprio perché la simulazione, cioè dare delle poche leggi e poi dare tanti, diciamo, persone o tanti, come si può dire, protagonisti nella scena. Definire una scena, dare tanti protagonisti e dare poche regole e lasciar vedere cosa succede, questa è una cosa che sempre di più, diciamo, sta avvenendo e avverrà sempre di più nella vita, perché ci sono dei metodi, anche i metodi che prima si facevano attraverso, come si è stato detto prima, delle scoperte attraverso dello studio lineare dell'evoluzione della realtà, o attraverso lo studio non lineare e così via, no, ora con le simulazioni. E anche l'effetto farfalla in cosmologia l'hanno già studiato e lo hanno già dimostrato attraverso le simulazioni, cioè si simulano miliardi di oggetti e si vede l'effetto farfalla, naturalmente in determinati casi. Quindi questa è una cosa che andrà sempre di più, e nel futuro la macchina andrà avanti perché simulerà gli incidenti e poi andrà durante la direzione in cui ci sono meno incidenti. Ecco perché ora sono talmente veloci che è molto più facile fare la simulazione di tutto quello che succede e poi andare nella direzione giusta, piuttosto che cercare di andare attraverso delle leggi di natura. E questo è anche nella formazione delle galassie, e anche per quanto riguarda invece un altro fenomeno che
che è strutturalmente estremamente interessante, è quando noi abbiamo una galassia che è proprio sul nostro cammino luminoso di un'altra. Qui abbiamo una galassia e qui abbiamo la Terra, noi la vediamo, noi ne vediamo due, perché la materia crea un'onda, la materia crea una specie di lente gravitazionale. Per far vedere le cose potete vedere qui, no? Come vedete questa è una vera lente e vedete che le persone stanno sia di qua che di là, ma sono le stesse persone messe in posti differenti, perché questa lente focalizza la realtà in due posti differenti. Questo è quello che questo lo fa naturalmente una lente e non c'è niente di nuovo. Quello invece che è di nuovo è che l'universo stesso faccia questo. E allora, tanto questo per dire che non tutto quello che noi vediamo esiste in realtà, oppure qual è la realtà, l'esistenza stessa della cosa. Qui abbiamo una galassia vicina, qui abbiamo quattro oggetti, che se uno vede potrebbero essere quattro galassie lontane. In realtà ce n'è una sola e questa galassia ha, come spesso una lente, moltiplica il numero dei sorgenti e noi vediamo ognuna di queste è la stessa, una che è passata di qua, una che è passata nell'altra parte, una è passata di sotto e una è passata di sopra. In realtà la posizione della galassia vera non è né questo né nessuna di queste quattro, la posizione sta proprio sulla linea di vista della galassia vicina. E quindi questa è una delle scoperte appunto di Einstein, cioè che la materia fa onda gravitazionale, però io qui la porto come dire che anche nell'universo noi vediamo qualcosa, cioè un uomo nella caverna vedeva questo e diceva questo sono qua, ci sono cinque oggetti, no? Questa è la cosa. In realtà perfino i nostri sensi, no, possono essere fallaci, perché io qui vedo cinque oggetti, in realtà l'oggetto in particolare ne sono solo due. Ancora più spettacolare è questa. Questa è una galassia vicina e questa qui è una galassia lontana che è diventata appunto, avrebbe dovuto essere una galassia praticamente a sfera e è diventata un cerchio, visto in questo modo, proprio perché è passata attraverso il campo gravitazionale di questa galassia. Quindi di nuovo, se uno questo oggetto non esiste, fisicamente non esiste, perché è un'immagine, no? È un'immagine di una lente, e ripeto, la lente è fatta dalla materia, no? Attraverso la legge, la gravità, il campo gravitazionale. Quindi di nuovo la materia, luce, no? Cioè, diventa estremamente importante e complesso, no? Il concetto della vita di tutti i giorni, il concetto di ciò che noi vediamo, di ciò che noi crediamo e così via. Bisogna stare attenti perché anche nella cosiddetta fisica abbastanza standard, senza andare a fare cose diverse, ci sono effetti molto molto interessanti e che fanno sì che in realtà forse noi siamo ancora in quella caverna di cui si stava discutendo. Per esempio, per quanto riguarda l'espansione dell'universo, noi sappiamo perfettamente che l'universo sta espandendo, tra l'altro proprio con la velocità tipica, perché se avesse un pochino più di velocità, allora si espanderebbe per sempre, se avesse meno velocità ritornerebbe, collasserebbe su se stesso. La velocità invece che è proprio tipica perché rimane però senza mai aumentare il volume, se così si può dire. E quindi di nuovo anche qui abbiamo un disequilibrio, no? Però controllato. E questo è uno dei grandi misteri dell'espansione dell'universo, di come mai, no? No, i valori dell'espansione siano quelli che noi troviamo. Non c'è una spiegazione fisica che spieghi, una spiegazione fisica che ci possa far capire come mai, no? L'universo ha in particolare, e ora arriviamo, ha un certo tipo di energia,
che tra l'altro è un'energia che è molto oscura, nel senso che non si sa nemmeno da dove viene, ha gli atomi e poi ha una parte appunto di materia oscura, ma questo ora entreremo dopo. La prima cosa è che la somma totale dell'energia dell'universo è un valore che è inspiegabile, anche perché è conosciuto con tantissima precisione. Poi, allora, quindi no, noi abbiamo il fatto di dire che non è vero che noi, cioè la fisica, diciamo, sia quella di Copenaghen o quella ottocentesca, che diceva che potevamo noi capire tutto e pensare attraverso qualche discorso anche matematico e così via. Questo è vero fino a un certo punto, ma esistono dei fenomeni nell'universo che ancora sono completamente da scoprire e completamente da spiegare, e sono sicuramente oltre, no, la fisica del modello standard. E tra l'altro la cosa interessante è che le predizioni fatte attraverso un modello sono state moltissime, sono state assolutamente ben verificate, assolutamente. Quindi noi conosciamo tantissimo, però nonostante che noi conosciamo tantissimo e in profondità, noi moltissime cose non le sappiamo. Quindi una di queste appunto è, come ho già detto, il fatto che la materia dell'universo non è soltanto tutta l'energia, esiste anche l'energia non associata alla materia, e di che cosa sia è tutta da vedere. Successivamente anche la materia, gli atomi di cui noi vediamo, di cui noi abbiamo prova, sono solo una piccolissima parte, sono il 4.6% di tutta l'energia dell'universo. Una parte della materia è in una forma che noi non conosciamo. Per esempio, questa viene vista appunto nelle galassie, questa è la velocità di rotazione delle galassie, questa luce qui prenderebbe questo profilo e noi invece vediamo questo profilo, cioè noi vediamo materia in una zona dove noi non vediamo nulla, cioè dove noi non ci sono né stelle né gas né nulla, però diciamo dai moti vediamo che qui c'è della materia. Cos'è questa materia? Non si sa finora proprio. E la cosa interessante è che al CERN hanno finito l'indagine. Questa è una cosa estremamente interessante. Con il secondo run dell'LHC hanno finito tutte le possibili tipi di particella che avrebbe potuto essere responsabile per quelle che noi vediamo nell'universo, per questo 23% dell'universo. Non c'è, non è stata trovata. Quindi vuol dire che bisogna costruire qualcos'altro, ma non tipo questo, ma strutturalmente differente. Questa particella è qualcos'altro rispetto a tutto quello che noi conosciamo finora. E questa è una delle cose appunto interessanti. La seconda è che anche questa energia di cui ho parlato prima è che l'universo sta accelerando l'espansione. Ma perché mai? No, perché uno c'è un'espansione, cioè all'inizio c'è il cosiddetto Big Bang, immagino, e si può capire da tutti, cioè uno scoppio. Poi l'universo comincia a accelerare, a un certo punto ha iniziato ad accelerare. Chi ha dato questa energia dell'accelerazione? Non c'è, non sappiamo. Nel 1980 sono state delle teorie che naturalmente come concetto base sono continuate, ma nei dettagli sono state messe diciamo da parte, perché non sono capaci di spiegarlo. Quindi attenzione, quando noi parliamo dell'universo, noi non sappiamo il 96% di tutto questo. In più anche il cosiddetto modello standard che noi conosciamo, per esempio, però non ti dà, no, le masse. Ci sono tante domande nel modello standard, perché, per come, chi, che in realtà noi non sappiamo. Quindi deve essere abbastanza chiaro che a differenza degli anni 60, dove pensavano giustamente di essere arrivati alla fine della conoscenza, più o meno, ora la situazione è molto molto più complessa. E tra l'altro, l'ultimissima cosa è che era stato già negli anni 60-70, si era proposto che le cose che non si capivano potevano essere trovate, per esempio, dalla teoria delle stringhe. Ecco, anche questa speranza insomma è fallita, perché non c'è stata questa possibilità. Quindi
non c'è niente, quando noi vediamo appunto una galassia che in realtà è semplicemente un oggetto molto piccolo circondato da un alone di qualcosa di cui non sappiamo, che si espande a una velocità che noi non comprendiamo, allora bisogna vedere tutto in prospettiva, no? di ciò che noi sappiamo e ciò che noi non sappiamo. Però è anche bene dire che ci sono alcune cose predette da tanto tempo che vengono rilevate, per cui è una specie di equilibrio tra ciò che noi sappiamo moltissimo e ciò che invece non sappiamo nulla. In particolare, no, la fusione di due buchi neri, Einstein già 100 anni fa aveva predetto le onde gravitazionali, e per esempio quando due buchi neri tra di loro sono talmente vicini uno con l'altro che a un certo punto si fondono insieme, e da questo noi sentiamo un suono periodico, ed è quello che è stato creato, visto da LIGO per esempio, ma anche da Virgo recentemente, con particolari strumenti. Viene visto su tempi scala intorno a circa un secondo, e ha una frequenza che è una frequenza, diciamo, uditiva, che è intorno a 40 Hz, e questa è l'impronta dell'esistenza della onda gravitazionale. Ecco, qui faccio un esempio per quasi controbilanciare quello che ho qui detto prima, ed è spettacolo perché in questa misura c'è contemporaneamente la relatività generale dei campi forti, perché sta parlando di due buchi neri con campi fortissimi che si scontrano e si fondono insieme. C'è invece la distribuzione di campi molto deboli, che è l'evoluzione della onda gravitazionale che arriva fino a noi. E c'è il concetto dell'onda gravitazionale, vuol dire scoprire e studiare le equazioni di Einstein negli aspetti più non lineari che ci sono. Quindi si è parlato prima tra sistemi lineari e non lineari. Le onde gravitazionali è perché le persone finora, nonostante che la gravità era assolutamente misurata e la teoria della gravità era assolutamente misurata in qualunque momento al CERN, stanno verificando migliaia di volte la legge della relatività. Come mai invece ancora questo non sapeva? Perché tutto quello che noi misuriamo, perfino anche le energie atomiche e così via, si sta parlando di relatività, insomma, lineare, nel regime lineare, mentre nel regime non lineare ben poche sono le strutture dell'universo, le situazioni in cui noi possiamo vedere un campo forte che abbia una in cui le soluzioni delle equazioni Einstein siano fortemente non lineari. E questa è la prima volta che è venuto, e c'è stato un enorme successo, tant'è vero che ha portato al premio Nobel. Ecco, io penso che per ora ho finito. È chiaro che era un po', ho cercato di seguire l'ordine, però era abbastanza complesso seguire, e sicuramente le interazioni con chi mi ha preceduto sono piccole, però secondo me possono essere significative. Grazie. Questo l'ho letto sui giornali, eccetera. Chiedo se è vero prima di tutto.
Sì, scusa, ora non mi ricordo se 11, 12, sì, sì, no. Però ha un periodo, cioè, e questo succede anche alla Terra, e volevo appunto ribaltare la domanda, cosa succede nel mondo degli elettroni, visto che ci sono poi delle influenze tra campo magnetico? Perché questo è un contatto fra microcosmo e macrocosmo che è sempre stato l'argomento sia della filosofia medica, fino a toccare l'omeopatia di cui non si può parlare, la chimia, l'omeopatia, la filosofia, filosofi come Galimberti ne citano i suoi testi specialistici. Ecco, così è un tema, si può sentire. Ah. Grazie. Un elettrone non emette un campo magnetico, un elettrone è investito da un altro campo magnetico, quindi non è che cambia gli 11 anni. Cioè, il Sole è un'altra cosa, il Sole fa un campo magnetico, l'elettrone no, l'elettrone è una cosa che sta lì per conto suo e ogni tanto gli arriva addosso un campo magnetico fatto da altra gente, capisci? Quindi gli elettroni non cambiano. Ma nella salute cambia qualcosa. Come? Ma nella salute cambia qualcosa. L'astro? Nella salute. Ah no, lo so, non deve chiedere a me questo. No, comunque il ciclo solare ha ben più del campo magnetico che tutte le particelle che ci arrivano sulla Terra, cioè in realtà il ciclo solare è una cosa molto importante, però non so appunto dal punto di vista che non è influenzano diciamo del fenomeno della fioritura in virtù del fatto che dal giusto ultravioletto. Questo è, secondo me, è un piccolo esempio di influenzamento epigenetico della natura. Mi chiedevo se il macrosistema come suo è, soprattutto per quanto riguarda il campo magnetico, perché le reazioni hanno dato queste idee. No, più importanti sono il numero delle macchie solari e la presenza o meno dei quel che vengono chiamati dei veri e propri brillamenti solari. Cioè ci sono tutto, e anche l'aurora boreale ha gli effetti ce ne sono tantissimi fisici, ma io devo chiedere a qualcuno diciamo più sulla medicina quali sono, ma noi non possiamo sapere, però gli effetti fisici ce ne sono tantissimi. No, invece c'è una cosa che velocissimamente volevo dire mi rifaccio quanto è stato detto dal dottor Daniele Lorito, che sta qui da qualche parte, come lo stava. La quantità di energia oscura che viene misurata, che è un'energia puramente spirituale, diciamo, non è materiale, la possiamo chiamare energia spirituale, è circa il 72%, ma potrebbe essere un po' di più, dipende dal potrebbe essere benissimo 73-74%. Ora il dottor Daniele Lorito anni fa ci ha parlato del Purusha, antiche filosofie orientali. Questo Purusha è un qualche spirito iniziale, il quale scrive, a un certo punto decide che si annoia e allora si stoppia, crea la materia e rimane spirito. Quanta parte del Purusha rimane energia spirituale? 3/4 ed è la quantità di energia oscura che noi oggi misuriamo. Va bene, allora a questo punto ringraziamo Paolo per aver fatto una bellissima presentazione di dell'universo. Questa nostra giornata toccherà al dottor Renato Busetti, il quale è stato dirigente presso la regione Friuli Venezia Giulia, è diplomato in naturopatia, tiene corsi all'AMEC di Crono, organizzati dall'AMEC di Crono, riflessologia spinale, e ci racconterà quello che ci deve raccontare chiudendo questa giornata, e ti faccio sapere quando hai ancora 10 minuti, Renato, va bene?
Vi parlerò di una tecnica che è stata scoperta appena da poco tempo, da 20 anni a questa parte. Si chiama appunto cronoriflessologia spinale. La cronoriflessologia spinale è una tecnica diagnostica e terapeutica messa a punto nel 1996 dal medico olistico dottor Vincenzo Di Spazia, al tempo in cui era insegnante di semeiotica oftalmica alla Scuola Superiore di Medicina Olistica e di Biotipologia Omeopatica presso l'Università degli Studi di Urbino. Al quarto anno della scuola superiore a cui ero iscritto, appresi questa tecnica. Di Spazio ha scoperto che tutti gli psicotraumatismi, ovvero eventi perturbatori percepiti in modo traumatico nel corso della vita, un lutto, una separazione, la perdita di un posto di lavoro, vengono mappati dalla colonna vertebrale, vertebra per vertebra. Ogni singolo traumatismo trova la sua corrispondenza in una singola vertebra. E vanno ad agire come mento di innesco di sequele patologiche psicosomatiche. Quando uno dice da quando mi sono separato dalla moglie, accuso una forte cefalea. La cronorifisiologia spinale è pertanto una tecnica utilizzata per rimuovere i psicotraumatismi fin dalla loro origine, attraverso l'accesso a ben definiti punti della colonna vertebrale. Vi presento in modo molto breve Vincenzo Di Spazio, nella sua veste qua, oltre che di medico ambulatoriale, soprattutto anche di medico ricercatore. Ha 56 anni, vive a Bolzano, dove svolge la sua attività di ricercatore e di medico naturopata. Come medico naturopata conosce moltissime discipline, dalla medicina tradizionale cinese, l'omeopatia che non si può dire, ma la conosce bene, la floriterapia di Bach, l'iridologia, eccetera, eccetera. È autore di varie pubblicazioni, membro di varie istituzioni di carattere medico scientifico, come medico onorario per esempio di Isintech, aveva avviato un gruppo di studio internazionale con ricercatori dell'Università di Mosca sull'iridologia computerizzata e sulle sue applicazioni mediche. Quindi non si muove solo a livello locale, ma si muove a livello anche internazionale. È un problema quando il paziente dice da quando mi sono separato dalla moglie accuso una emicrania parietale sinistra. Quel da quando è stata la premessa per Di Spazio per chiedersi perché in medicina, in presenza di una diagnosi presumibilmente esatta, seguita da una terapia corretta, sovente non corrisponde a un sostanziale miglioramento clinico del paziente, la patologia che si ripresenta ciclicamente. È possibile che questo sia legato ad un evento traumatico remoto, ossia uno stato di blocco emotivo legato ad un tempo passato, non completamente elaborato dal paziente. Un paziente che ha accusato molto violentemente un determinato traumatismo. Però a questo punto può il tempo passato, cioè la dimensione tempo, avere un valore clinico in medicina? E si può intervenire sulla dimensione tempo per restituire la salute all'uomo? E se ciò è possibile? È possibile trovare poi sul corpo umano porte di accesso alla dimensione tempo? Di Spazio ha avuto una convincente e suggestiva risposta dagli studi fatti sul sistema dei riflessi psicosomatici del professor Giuseppe Calegaris,
nato nel 1876 e morto nel 1944, neuropatologo, ricercatore e scienziato udinese. Vi presento anche Giuseppe Caligaris per sapere da quale fonte Vincenzo Di Spazio ha tratto e ha scoperto la sua terapia. Nasce nel 1876 a Udine, si laurea in medicina, si specializza in neurologia, si dedica per tutta la vita allo studio della sensibilità cutanea, o meglio della memoria cutanea. Un suggerimento e consiglio del suo professore e maestro d'università. Pubblica numerose pubblicazioni su tutte le riviste italiane e straniere, e gli vale la cattedra di neuropatologia che l'ha tenuta per 30 anni all'Università di Roma, ora la Sapienza. Presentò numerose pubblicazioni e testi che sono oggi introvabili perché sono stati incettati da studiosi stranieri, francesi, americani, russi, molto poco dagli italiani. Nemo profeta in patria, come si dice, no? Vediamo cosa ha scoperto Giuseppe Caligaris. Il Caligaris scoperse che sul tegomento cutaneo esiste un reticolo di linee longitudinali trasversali, le quali, se stimolate nei cosiddetti punti di repere, richiamano eventi di tempi passati. E infatti notò che la stimolazione di un punto specifico della cute provoca nello stesso tempo un riflesso nervoso secondario in un punto localizzato di un viscere, di un segmento nervoso, di un elemento psichico. Vediamo queste sulle linee longitudinali. E trasversali che formano tanti quadrati fondamentali. Tutti i quadrati, questi quadrati fondamentali sono tra loro uguali, ciò vuol dire che ogni quadrato compendia tutto il corpo umano. Vediamo il quadrato fondamentale. Vediamo questo quadrato fondamentale. Ogni quadrato fondamentale è attraversato da 10 linee longitudinali, che si chiamano catene fondamentali, dall'1 al 10. L'1 si ripete anche dall'altra parte perché è la linea laterale. La linea laterale è la linea della dissociazione mentale, o meglio, della schizofrenia. La linea centrale numero 6 è quella dell'associazione mentale. Vediamolo meglio. Questo quadrato fondamentale che termina anche sulle dita di una mano. Siamo sempre in presenza qui. Siamo sempre in presenza di un quadrato fondamentale che va dall'1 al 10. Ogni linea longitudinale corrisponde ad un determinato sentimento, stato d'animo. Ogni stato d'animo è collegato con un viscere. Vediamo la linea numero 2 che corre lungo il primo dito, che è quella dell'amore, ed è collegata con l'intestino. Il numero 3 l'oblio con lo stomaco, la memoria con la vescica e via di seguito. Non vado a leggere tutto perché non ho molto tempo. Queste linee fondamentali sono
sua volta divise in linee secondarie. Queste sono le principali, le linee secondarie, quelle vedete qui, quei numeri che va dall'1 all'8, nel senso che ogni stato d'animo è suddiviso in tanti sottotipi. Quindi se l'amore invece è l'amore sessuale, l'amore patria, l'amore per familiare, l'amore, l'ultimo numero 8, l'amore per lavoro, che ha sede questi sottotipi in vari segmenti del viscere. In ogni viscere c'è questa segmentazione. Questi sono anche i due testi che Giuseppe Caligaris ha scritto, che questo si trova ancora in commercio, non costa molto, questo non lo si trova più in commercio, oppure lo si trova ma una casa editrice chiede 280 euro. Queste sono le linee secondarie del corpo dello spirito, quelle 8 che ho indicato sopra. Però quello che più ci interessa, visto che il Caligaris ha scoperto queste porte sul corpo umano, viene a dirci che il corpo umano a questo punto è memoria. Per cui il Caligaris andò oltre e prese in considerazione in modo particolare quella banda longitudinale mediana posteriore situata sulla direttrice della colonna vertebrale. La quale, lui riassume le sue funzioni, svolge una funzione collettrice del sistema nervoso, è la rappresentazione di tutte le funzioni e sistemi somato-psichici, è la rappresentazione integrata della coscienza e del subconscio. Ecco la sintesi di quello che ha detto lui finora. Alla fine, qualcuno del Caligaris, questa linea dorsale mediana è anche la proiezione puntana del tempo e dello spazio, visto che è la rappresentazione del conscio o del subconscio. Se cioè siamo cioè in presenza, dice, di una corrispondenza di univoca delle dimensioni spazio-tempo, per cui lo spazio e il tempo sono tra loro solidali e forse identici. In altre parole, vuol dire che esiste la possibile intercambiabilità delle due dimensioni, cioè che un punto anatomico dello spazio possa avere il suo omologo nella dimensione cronologica, il tempo. E ad questa